Ciao, uno dei vostri feedback a seguito della nostra rubrica mensile sui migliori smartphone Android è stato quello di occuparci un po' di più dei device di fascia bassa. Per questo abbiamo deciso di accogliere il vostro suggerimento e abbiamo già fatto la recensione di Xiaomi Redmi 4A, la trovate online sul canale. Oggi invece ci occupiamo di Lenovo K6 e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, arriverà anche la recensione di un altro valido device, sempre di questa fascia di prezzo. Esteticamente capisco che siano gusti, ma lasciatemi dire che il design è proprio poco ispirato. Molto simile a K5, la parte posteriore è in alluminio, con due bande in plastica sopra e sotto. Sono stati mantenuti anche i caratteristici doppi speaker posizionati sul retro. Molto positiva la presenza del sensore di impronte digitali, che devo dire funziona abbastanza bene. Non è velocissimo nello sblocco, ma tendenzialmente non sbaglia un colpo. Sul fronte i tre tasti soft touch non sono retroilluminati, il tasto back è sulla destra e personalmente lo trovo un po' scomodo. Hanno però un fantastico feedback aptico che assomiglia vagamente al Taptic Engine degli ultimi iPhone. La sfondatura sul retro e l'alluminio aiutano la presa, ergonomicamente direi che è ben pensato. La porta micro USB è posizionata sulla parte superiore e non la trovo affatto pratica, ma forse è solo questione di abitudine. Il display è un IPS Full HD da 5,5 pollici, bene per la risoluzione, ma non di più perché è un po' spento e con un vetro protettivo poco oleofobico. La retroilluminazione è solo discreta, quindi la leggibilità all'aperto è limitata. Insomma, non è proprio un display da discount, ha qualcosa in più, ma non è certamente il cavallo di battaglia di questo K6. Lui è spinto da un processore che sta andando per la maggiore in questo periodo sulla fascia medio-bassa, ovvero il Qualcomm Snapdragon 430, accoppiato alla GPU Adreno 405 e a 2 GB di RAM, con 16 o 32 GB di memoria interna. Tutto sommato è un pacchetto che riesce ad essere credibile, chiaramente non potete aspettarvi performance da urlo, ma lui con il suo ritmo vi segue sempre. Sono finalmente finiti i tempi in cui gli Android si piantavano per eterni secondi sulla stessa schermata. In navigazione internet la maturità è completa, buona esperienza di utilizzo, almeno fino a 5-6 tab aperte contemporaneamente. Prestazioni in gaming di tutto rispetto, riuscirete a giocare con una buona soddisfazione anche i titoli più recenti, ma dovete essere consapevoli dei limiti del prodotto. La personalizzazione di Android che Lenovo ha inserito nel suo K6 si chiama Vibe UI. Storicamente, devo dirvi che io non sono mai stato un fan di questa interfaccia, l'ho sempre trovata un po' pesante, anche un po' brutta esteticamente, insomma un po' al di sotto dei vari competitor. Però dopo l'acquisizione di Motorola da parte del colosso cinese, devo dire che le cose sono cambiate e questo è il primo smartphone targato Lenovo che veramente ho apprezzato anche dal punto di vista software. L'aspetto è quello stock. Basata su Android 6.0 Marshmallow, gira bene, che è l'aspetto che più mi interessa su questa fascia di prezzo, ed ha pure qualche funzioncina gradevole, ad esempio risparmio energetico avanzato che disabilita tutto il possibile, ma aumenta a dismisura l'autonomia. Ok, tutta la scheda funziona, con diverse chicche come profili di attività, lo scatto con impronta digitale, il doppio tap per svegliare il display, oppure le doppie app per i social. C'è anche una bella applicazione per i temi che ricorda molte custom ROM, potete modificare veramente di tutto. Anche sul comparto telefonico è uno smartphone che se la cava bene, il wifi è a singola banda, l'LTE è di categoria 4, ci sono anche GPS, Bluetooth 4.1, NFC e radio FM. Insomma non manca nulla e si è dimostrato affidabile in tutte le situazioni di vita quotidiana, come una particolare nota di merito per le telefonate in viva voce che possono sfruttare i due speaker belli tosti. Parliamo anche della batteria, che è da 3000 mAh e fa durare K6 una giornata piena con 5 o 5 ore e mezza di schermo acceso. Non sarà un miracolo, ma è quel che basta per togliere il pensiero di rimanere a secco. E veniamo a parlare anche del comparto fotografico, che può contare su una fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED e una fotocamera anteriore da 8 megapixel. Di giorno fa delle belle foto, soprattutto quando non ci sono forti fonti luminose. Ci sono buoni dettagli e una messa a fuoco lentissima ma accurata. Mi è piaciuto il fatto che il software sia in generale bello veloce nella parte fotografica.
Di notte la situazione è decisamente peggiore, le forti luci lo mandano completamente in confusione e i lens flare diventano incontrollati. Anche qui comunque con un po' di attenzione si tirano fuori degli scatti decenti. La selfie cam è nella media e non ha autofocus, comunque il suo lavoro lo fa. Allo stesso modo anche i video, che sono discreti e anni luce superiori a quelli di K5. Beh, non ci sono mancanze gravi e questo secondo me è già un bel vantaggio. Per il resto gli aspetti che mi hanno convinto di più sono una solida qualità costruttiva, un comparto audio sopra la media e un software ben pensato. Per quanto riguarda gli svantaggi, direi un display con colori un po' smorti, una qualità fotografica per le foto in notturna e nelle condizioni con luci molto forti che ha decisamente qualche problema, e infine delle prestazioni che sono così così. Di listino uscito a 199€, in realtà online con qualche offerta non si fa fatica a trovarlo attorno ai 150 e devo dire che per questo prezzo sì, ci sta tutto. Questa era la nostra video recensione di Lenovo K6, trovate molti altri dettagli nella recensione scritta linkata qua sotto in descrizione e poi per altri dubbi o richieste siamo sempre a disposizione qua sotto nel box dei commenti. Io sono Matteo, vi ringrazio di aver scelto ancora una volta Tutto Android e ci vediamo al prossimo video. Ciao!